Ben ritrovati amici su Android.net e benvenuti all'11ª puntata di App Utili, la nostra rubrica che a lunedì alterni con la personalizzazione vi spiega qualche app nuova, interessante, che magari non conoscevate. Ed oggi in particolare vi insegno a fare una magia, vedete lo schermo del PC dietro è bloccato, bam, impronta sullo smartphone, sbloccato. E fidatevi, non è una cosa complicata, c'è una cosettina da fare al PC ma proprio una cosa banale banale e soprattutto con qualche accortezza potreste anche sbloccare il PC anche da remoto. Comunque vi dico tutto all'interno del video, ma prima di partire, come al solito, se vi piace la rubrica lasciate un like e sigla. Allora, partiamo subito con la nostra installazione, andate sull'articolo correlato a questo video che vi lascio linkato in descrizione del video e dentro trovate un link a una cartella Drive dove c'è un modulo da installare sul proprio PC. PC che deve essere Windows, quindi se avete Linux o macOS purtroppo non potete utilizzare questa applicazione. Allora, vedete che ci sono due possibilità di file, uno x64 e uno x86 in base a se avete il sistema Windows a 32 o 64 bit. Quindi andate col tasto destro sul menu Start, Sistema, e vedete sul sistema se il vostro tipo è 64 bit o 32 bit. Nel mio caso abbiamo visto è 64, dunque ho scaricato la versione da 64 bit, è un semplice zip, lo vado ad estrarre per avere il file di installazione e poi basta far partire l'installazione che è una cosa veramente velocissima, da pochi secondi installa. Quando vi viene questo avviso dite di sì, ecco fatto, abbiamo finito. Adesso, prima di procedere, una cosa che dovete assicurarvi è di avere una password sul vostro account per l'accesso a Windows. Dunque andate sul menu Start, cliccate col tasto destro sul vostro nome, cambia le impostazioni dell'account, opzioni di autenticazione e qui mettete una password se già non ce l'avete. Bene, una volta installato il modulo sul PC ci basta installare l'app Remote Fingerprint Unlock e seguire le procedure di configurazione. Dunque diamo l'ok, appena fate il primo accesso all'app toccate l'impronta digitale per fare la configurazione iniziale e poi andate su Scan e qui dovrebbe trovare il vostro computer. Per farlo però dobbiamo mettere il computer sulla schermata di sblocco. Dunque mettiamo un attimo da parte lo smartphone. Come mettere il computer sulla schermata di blocco? Un modo è andare sul menu Start, fare clic destro sul vostro utente e cliccare su blocca. Un altro modo invece è usare la combinazione di tasti, tasto Windows più L. Ed ecco qui che andiamo sulla schermata di blocco. Quindi torniamo qui. Una volta che siamo sulla schermata di blocco rifacciamo cerca e dovrebbe trovare il nostro computer, quindi facciamo salva, aggiungiamolo e poi andiamo su My Accounts. Qui dobbiamo aggiungere un nuovo account, quindi fate Add Account e dovete inserire il nome del vostro account che deve essere preciso alla lettera con quello che vedete sul computer, quindi nel mio caso Alberto Giudice. E mi raccomando, fate anche attenzione alle maiuscole, le minuscole devono essere esattamente uguali. Poi, come secondo campo, inserite la password del vostro account e attenti, anche se usate un PIN sul computer dovete inserire la password e non il PIN. Bene, messa la password fate save, al primo colpo vi dirà che non va bene, dovete scansionare l'impronta digitale e poi potete salvare e vi chiede se il session ID è uguale a quello mostrato sul computer. Quindi sul computer andate su qua sotto, sotto il vostro utente c'è un altro utente chiamato Fingerprint Unlock e controllate che i due numeri siano uguali. Lo sono, quindi facciamo procedi sullo smartphone. Bene, allora torniamo alla schermata principale e da qui potete sbloccare il vostro computer. Vi basta scansionare l'impronta e sbam, si sblocca. Vi faccio rivedere, blocco sulla schermata di blocco il computer. Tocco con l'impronta ed ecco qui sbloccato in 2 secondi il computer. Ok, quindi l'app come abbiamo visto funziona molto bene, di base ha della pubblicità, però possiamo andare a comprare la versione Pro che toglie la pubblicità ed altre piccole cose extra e come vedete la versione Pro ha un costo di 1,99€. Perché fare la versione Pro? Beh, essenzialmente perché con la versione Pro, oltre a rimuovere completamente la pubblicità, vi permette la possibilità di aggiungere dei nuovi computer, quindi se avete più di un computer potete aggiungerne più di uno e dentro uno stesso computer potete aggiungere più account e selezionare quale sbloccare. E già questo è una funzione interessante. A parte questo, vi permette anche di aggiungere un widget per sbloccare velocemente l'app direttamente dalla home screen. Ecco qui, come vedete ci sono 3 widget di 3 colori e tra l'altro anche l'app si può impostare con il tema bianco, scuro o nero e vi fa scegliere quale account associare a quel widget. Quindi se avete più computer, più account, potete crearne di più, ognuno per un account particolare. Una volta messo lì il widget vi basta toccarlo e direttamente dalla home screen potete sbloccare il vostro computer. Andiamo a ribloccarlo, vedete?
basta toccare e vi permette di sbloccare direttamente da qui. L'ultima funzione interessante che viene da quest'app per la versione Pro è il fatto di poter abilitare, andando su My Accounts e toccando il PC, Send Wall Packet. Cosa vuol dire? Essenzialmente vi permette di mandare un pacchetto che permette di sbloccare il PC anche da remoto, quindi connessi su un'altra rete, su un altro distanti dal proprio computer, perché altrimenti tutta questa procedura che vi ho mostrato funziona solamente se siete connessi allo stesso wifi con lo smartphone e il computer, o al massimo se vi fate l'hotspot con lo smartphone al computer. E quindi attivando questa opzione Wall e abilitandola sul computer tramite il BIOS e tramite la gestione della scheda di rete, potete andare a sbloccare anche da remoto, però qui è un procedimento più complicato che dipende poi in base al vostro computer, in base alla vostra scheda madre, quindi non ve lo posso spiegare in maniera esaustiva, anche perché sul mio portatile ad esempio non funziona, non è supportato, e quindi informatevi un po' su internet, insomma, però se smanettate un po' c'è anche questa possibilità. E per la puntata di oggi è tutto, spero vi sia piaciuta, ma secondo me è una figata, insomma, sbloccare il computer così. Vi parlo un attimo anche di sicurezza: lo sviluppatore ha fatto un lungo post su XDA dove spiega per bene tutto quello che ha fatto per assicurarsi che questo metodo, insomma, di trasmissione dati sia sicuro. Tutto è criptato, quello che viene mandato, ci sono protezioni contro attacchi da parte di malintenzionati, dunque insomma se volete potete approfondire su XDA, però fidatevi, è un'app che potete testare senza nessuna preoccupazione. E come al solito trovate qui sotto in descrizione del video il link per l'articolo con tutte le informazioni scritte e i download che vi servono. E a parte questo, se vi è piaciuta la personalizzazione che avete visto durante la puntata, è quella della settimana scorsa, la mia home screen challenge, dove ho ricreato le personalizzazioni di voi utenti, e dunque se vi va andate a dare un occhio anche a quella. Bene, adesso è finalmente tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i nostri prossimi video, e come sempre vi ricordo che lunedì prossimo in linea di massima c'è una personalizzazione, quello dopo app utili, ma potrebbero esserci un po' di cambiamenti per altre chicche che stiamo preparando prima della fine dell'anno, quindi rimanete sempre sintonizzati. Direi che abbiamo detto tutto, io adesso vi saluto e direi che torno a lavorare al PC, quindi ciao.